Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Benvenuti a una nuova puntata della Buona Notizia, ancora buon Natale a tutti voi che siete a casa e che ci state seguendo. In copertina sulla Voce del Popolo, ampio spazio ai presepi attraverso il concorso MCL, i presepi che sono arrivati anche in redazione dai nostri lettori. Poi abbiamo intervistato il sindaco Emilio Del Bono e i consiglieri di maggioranza e di opposizione che ci raccontano come sarà la Brescia del 2021. All'interno del settimanale anche uno spazio per il servizio civile con i progetti della Caritas diocesana. E veniamo ora ai servizi di questa settimana. In apertura il Vescovo a Verola Nuova, la vicinanza del Vescovo ai luoghi della crisi. Poi raccontiamo Startup TV, la festa della fede per i ragazzi che hanno concluso il cammino dell'ICFR. Nel terzo servizio la messa internazionale del centro San Clemente, il quarto e ultimo servizio è invece sui presepi con le immagini che arrivano da ogni parte della provincia. Le quattro parole di questa settimana sono con Suor Italina Parente, vice direttore dell'Ufficio per l'Impegno Sociale, sulla giornata mondiale della pace del 1 gennaio. Il commento al Vangelo di questa domenica, la domenica della Santa Famiglia, è a cura di Monsignor Gaetano Fontana, vicario generale. Maria e Giuseppe accompagnano Gesù a Gerusalemme, il bambino cresceva e si fortificava nella fede. Ascoltiamo il Vangelo di Luca. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Viviamo in questa domenica la festa della Sacra Famiglia di Nazaret, di Gesù, Maria e Giuseppe. È interessante che dopo il Natale si faccia questa solennità, proprio per aiutarci a cogliere le dimensioni quotidiane della nostra vita nel cammino della fede. Mi ho ascoltato nella parola del Signore, nel Vangelo di Luca, è ciò che Gesù e Giuseppe e Maria hanno vissuto dopo il 40° giorno della nascita di Gesù stesso. Il portarlo al Tempio e incontrare i due vegliardi, queste due persone anziane, il vecchio Simeone e la profetessa Anna. In questa solennità della Sacra Famiglia noi scopriamo il significato dell'essere famiglie, non paragonandoci certamente alla Sacra Famiglia di Nazaret, perché è un'esperienza unica e irrepetibile, ma nel cogliere prima di tutto in questo anno B del Vangelo ciò che è il figlio, che diventa nell'espressione del Vangelo di Luca è dono di Dio alla famiglia, ma dono di Dio all'umanità intera. Allora impariamo come famiglie a valorizzare il dono dell'essere figli e di vivere la paternità e la maternità nell'accoglienza di un figlio come dono del Signore. Questa realtà è importante al giorno d'oggi particolarmente perché altrimenti
E noi vogliamo come genitori essere genitori, ma è tutto dono, dono del Signore. E il fatto che Gesù portato al Tempio incontri il vecchio Simeone che accoglie Gesù e lo prende tra le sue braccia è il segno di un'accoglienza, la disponibilità ad accogliere e a riconoscere in quella piccola creatura di 40 giorni la presenza del Dio che si fa uomo, del Salvatore del mondo. Quanto è importante che allora nelle nostre famiglie noi valorizziamo questa realtà di sentirsi dono, dono vicendevole nel prenderci tra le braccia i genitori, i figli, e i figli imparino a prendere tra le braccia anche i propri genitori come papà e mamma. È un grande messaggio. Allora accoglieremo questa grande verità che il mistero del figlio è il mistero dove noi incontriamo un Dio che si preoccupa di noi, che è amore infinito, e questo dono diventa dono di grazia e di presenza. Auguro ad ogni famiglia che sia capace di donarsi vicendevolmente e chiedo a Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, di benedire ogni famiglia e la Chiesa intera. Amen. Giovedì 17 dicembre il Vescovo a Veola Nuova ha incontrato il mondo produttivo, in particolare l'azienda In Blu e gli ospiti e il personale della Fondazione Casalbergo Gambara Tavelli. E sono gesti di vicinanza, gesti di fraternità e di tenerezza, come ha detto anche il Vescovo, nei confronti dei lavoratori che in questo anno particolare sono stati segnati dalla crisi. Vediamo com'è andata. Siamo contenti di questo momento di attenzione del Vescovo nei confronti di questa realtà, ma anche di tutte le fabbriche che sono in sofferenza in questo tempo, e per gli anziani, perché diventa per loro un'occasione di sentire la presenza della Chiesa, visto che hanno sperimentato molta solitudine in questo tempo. Giovedì 17 dicembre il Vescovo ha concluso il suo viaggio nei luoghi di lavoro maggiormente colpiti dalla crisi per esprimere in avvento un gesto di vicinanza in un momento difficile. L'ultima tappa è stata a Verola Nuova, dove il Vescovo ha incontrato i lavoratori dell'azienda In Blu e poi gli ospiti della casa albergo Gambara Tavelli. La storia di In Blu inizia negli anni 70 a Verola Nuova con la produzione di tacchi e suole. È nel 1982 che l'azienda comincia a realizzare alcune delle calzature che oggi conosciamo. Raccontare la storia di In Blu significa soprattutto raccontare una grande idea d'impresa che sta alla base di una tecnologia che ha cambiato il modo di produrre sandali e ciabatte. Volevo cogliere l'occasione per farvi gli auguri di Buon Natale, per augurarvi anche un buon cammino. Io sto un po' visitando le realtà lavorative, diciamo così, almeno un po' in modo rappresentativo, e quindi oggi abbiamo voluto venire qui, ci è stata data questa possibilità per dare un segnale di vicinanza, ecco, al mondo del lavoro, della produzione, che in questo momento è anche un po' in fatica, ecco, sappiamo bene. E ci interessano soprattutto le persone, ovviamente, e quindi l'essere qui significa pensare anche a tante altre realtà e tante altre persone che in questo momento hanno questo desiderio, prima di tutto di reggere, di non essere travolti da una situazione di crisi che è legata proprio a questa emergenza sanitaria che non è ancora conclusa. Ecco. In questi mesi il coronavirus è entrato anche nelle case di riposo. Molti ospiti anziani e fragili e spesso con più patologie hanno perso la vita, in molti casi soli, senza il conforto e la vicinanza dei familiari. Nelle RSA gli operatori sanitari hanno cercato e cercano, pur nelle difficoltà, di restare loro accanto. Fuori di tenda è il titolo di Startup TV, l'appuntamento per i ragazzi che hanno concluso il cammino dell'iniziazione cristiana. E fuori di tenda è anche uno spot creato dal Centro Oratori Bresciani per questo appuntamento importante che quest'anno sarà vissuto in maniera diversa, appuntamento al quale parteciperà anche il Vescovo Pio Antonio. E le iscrizioni sono già aperte. Thank you.
Sabato 6 febbraio 2021 ci sarà una festa per noi che abbiamo concluso il cammino di iniziazione cristiana. Startup TV. Fuori di tenda, sei invitatissimo. Di' al tuo don o ai tuoi catechisti che vuoi partecipare. Dal tuo oratorio, con i tuoi amici, sarai attore, non spettatore. Ah, dimenticavo! Ci sarà anche il vescovo Pier Antonio. Ciao! Sabato 19 dicembre, in preparazione al Natale, il Centro San Clemente ha curato una messa internazionale, una messa in lingua. Il Centro San Clemente è una realtà di eccellenza della nostra provincia che propone molti corsi di formazione e che permette anche di sviluppare alle persone la propria creatività. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, il Centro San Clemente ha organizzato la messa internazionale in preparazione al Santo Natale, animata nelle diverse lingue. La celebrazione si è tenuta sabato 19 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, in via Cremona 97, accanto alla sede del centro. Il Centro San Clemente, realtà di riferimento nel mondo della formazione permanente e continua, organizza ogni anno oltre 250 corsi in ambiti molteplici e diversi. È stato un anno impegnativo come per tutte le realtà del gruppo FOPA, anche quello del Centro San Clemente, che devo dire che ha affrontato immediatamente un cambio di rotta. Il Centro San Clemente storicamente fa corsi in presenza, circa 300 corsi all'anno per circa 3.000 iscritti, e si è trovato all'improvviso a dover non interrompere l'attività ma reinventarsi. Quindi immediatamente circa una cinquantina di corsi, quelli che era possibile, sono stati mandati online, una proposta impensabile forse per San Clemente. Quindi questa situazione pandemica, che ha tutti gli aspetti negativi, forse qualche aspetto positivo ce l'ha, questo per esempio, che ha permesso a San Clemente di inventarsi in una modalità nuova. Poi quest'anno è ripartito il 2021, devo dire, con grande entusiasmo, e ha sorpreso anche noi perché insomma abbiamo avuto nel primo catalogo più di 1.000 iscritti e abbiamo iniziato con corsi in presenza quando era possibile e altri già a distanza, e attualmente abbiamo praticamente, a parte i corsi laboratoriali che sono permessi in presenza, tutti i corsi a distanza. Il San Clemente celebra Natale, la messa internazionale, quindi nelle varie lingue che vengono insegnate al centro, quindi inglese, tedesco, francese, portoghese, e tantissime anni che c'è questa tradizione, una tradizione che si protrae da decenni veramente. Nel tempo passato veniva celebrata in Duomo, in cattedrale, e da quando la sede del gruppo FOP e del San Clemente anche qua in via Cremona, ci sembra naturale e giusto, questa è la nostra parrocchia, padre Francesco Ferrari è il nostro parroco, e ci sembra giusto che la messa internazionale venga fatta qui quest'anno. Poi sicuramente ha un significato assolutamente straordinario, credo che così, in una situazione che è mondiale, ritrovarsi a pregare in tutte le lingue del mondo credo che sia ancora di più un momento di unione per i popoli della terra, che insomma soffrono e sperano e hanno la certezza, la speranza con Natale che viene, che le cose si risolveranno. Da tutta la provincia sono arrivati i video del concorso Presepi organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Movimento Cristiano Lavoratori che ogni anno sensibilizza le nostre comunità a creare e ad allestire il presepio. Quest'anno il concorso è solo online, oltre il buio le stelle, e questo è il tema. Guardiamoci questa bella carrellata di presepi che arrivano da ogni angolo della nostra provincia. Thank you.
con noi Suor Italina Parente, vice direttore dell'Ufficio per l'Impegno Sociale. Con lei parliamo della Giornata Mondiale della Pace, 54esima edizione. Suor Italina, la cultura della cura come percorso di pace, è questo il titolo di questa edizione? Sì, è questo il titolo ed è interessante che il Papa associ la cura e la cultura della cura alla pace. Perché lo dice anche nella Fratelli Tutti, noi siamo diventati analfabeti nell'accompagnare le situazioni di fragilità, le persone che hanno più bisogno. Siamo una società che sostanzialmente è efficientista, è una società della prestazione, dove però poi vediamo che gli effetti collaterali sono nervosismo, sono stanchezza, sono un aumento dell'aggressività e il Papa individua nella cura e nella cultura della cura la via per guarire quella cultura dello scarto, quella cultura dello scontro che tante volte ha denunciato, quella cultura dell'indifferenza. Il Papa rinnova anche l'invito su scala globale ad abbattere la fame nel mondo e in particolare si rivolge anche alla diminuzione degli armamenti, quindi delle spese militari, rivolgerle per i popoli, per le popolazioni che soffrono la fame. Sì, è una delle vie concrete che suggerisce, no? Che sembra una via addirittura utopica, però se pensiamo al potere di distruzione che hanno le armi, soprattutto quelle nucleari, infatti a quelle in modo particolare il Papa si rivolge, a quanti investimenti, a quante risorse sono destinate alla produzione di quel tipo di armi che non garantiscono sicuramente sicurezza, ma che provocano semplicemente distruzione e morte. E quanto quelle risorse potrebbero risolvere o comunque abbattere le disuguaglianze che sono planetarie. Dobbiamo recuperare quella bussola ed è interessante che il Papa la richiami, quella bussola che è in grado di orientare e di far sì che la rotta della globalizzazione sia in una direzione di umanità e non di disumanità. La Giornata Mondiale della Pace è stata istituita da Paolo VI, siamo arrivati alla 54esima edizione, è il 1 gennaio, ma poi è tutto un mese in particolare di iniziative. Da questo punto di vista quest'anno sarà un po' più difficile mettere in cantiere alcuni percorsi. Tradizionalmente c'è la Tavola della Pace di Brescia Est che è molto, molto attiva. Cosa si sta muovendo un po' sul territorio da questo punto di vista? Sul territorio chiaramente dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni che la situazione che viviamo ci danno e quindi anche a Brescia Est si sta muovendo per una promozione di webinar o di percorsi, riproporre il percorso della pace ma in modo più simbolico e cercare di attivare però al tempo stesso delle iniziative concrete, diciamo così, promuovere quello che il Papa dice l'essere artigiani di pace, richiamare a quell'attenzione, a quel rispetto, a quell'accoglienza nel quotidiano, lì dove ciascuno è, perché questo poi realizza e promuove una cultura della pace, una cultura della cura. Se noi Paradossalmente, se noi tiriamo fuori dalla sfera privata la cura, perché è lì che è stata relegata e le riconosciamo qual è il ruolo di risorsa anche pubblica, se noi recuperiamo il valore di quei gesti di cura che ci hanno tenuto in vita quando siamo nati, in modo molto molto semplice possiamo rigenerare questo mondo e rigenerarlo nell'umanità. E tutte le iniziative, anche la diocesi, si associa al webinar proposto dalla Conferenza Episcopale, dall'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro, perché sono occasioni per promuovere quel tipo di cultura che ci viene suggerita e che riconosciamo come via di fraternità. L'importanza della cura, tornando su questo termine, l'abbiamo riscoperta in questi mesi, nei mesi appunto segnati dalla pandemia. Quindi la cura per coltivare, scoprire, riscoprire la pace. La giornata è in programma il 1 gennaio, l'abbiamo presentata con Suor Italina Parente, quindi vi diamo appuntamento anche alla celebrazione che il Vescovo terrà nella Chiesa della Pace alle ore 19 del 1 gennaio. Grazie a Suor Italina Parente e ora è il momento degli appuntamenti. Thank you.
Giovedì 31 dicembre alle ore 18 il Vescovo presiede la Santa Messa con il Te Deum presso la Basilica delle Grazie. La celebrazione sarà trasmessa anche sul nostro sito lavocedelpopolo.it. Venerdì 1 gennaio alle ore 19 nella Chiesa della Pace il Vescovo presiede la Santa Messa per la Giornata Mondiale della Pace. Sabato 2 gennaio alle ore 8 la celebrazione del Vescovo presso il Santuario delle Grazie. Domenica 3 gennaio alle ore 11 il Vescovo Pier Antonio presiede la Santa Messa a Ponte di Legno. Continuate a seguirci sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube e su Instagram. Ci salutiamo anche questa settimana con una citazione, questa volta ripresa dal Canto di Natale di Charles Dickens. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno. Grazie di essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana. Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it.